Minasan, konnichiwa. Salve gente, bentornati su Alusan per un nuovo video dedicato alla cronaca nera giapponese. In questo nuovo episodio vi parlo della storia delle vicende di Kijima Kanae, la serial killer dei cuori solitari. Una donna all'epoca sulla trentina che era solita frequentare i siti di incontri per adescare uomini soli di una certa età, entrare in relazione con loro e dopo un po' di tempo avvelenarli e così intascare tutti i loro soldi, i loro averi. Caso noto in Giappone con il nome di Konkatsu Killer, termine che sta ad indicare chi va a caccia di matrimoni, quindi la cacciatrice di matrimoni killer. Oggi vediamo il caso di questa truffatrice e assassina nipponica. Ma prima non vi dimenticate come sempre di supportare il canale se materiale a tema giapponese che porto è di vostro gradimento. Mi raccomando, ci conto. Inoltre, poiché si tratta di un video dalle tematiche un po' crude, se siete sensibili evitate di guardare. Non mi offendo. Adesso, breve intro e poi scopriamo meglio questo nuovo episodio di Cronaca Nera. Kijima Kanae nasce nel 1974 a Nakashibetsu, nello Hokkaido, una delle isole più settentrionali del Giappone. Cresce in quel luogo, diplomandosi alla Hokkaido Betsukai High School, per poi studiare economia all'Università di Tokyo, Toyo, dove finirà per abbandonare gli studi. Stando a quanto riportato, la ragazza era molto abile nell'arte del mentire. Diceva di vivere in un condominio di lusso a Ikebukuro, noleggiava auto costose e si fingeva maestra di pianoforte. E spesso si presentava come Sakura Yoshikawa, la figlia di un noto insegnante universitario, cosa per niente vera. Non c'era niente da dire, la tipa sapeva il fatto suo, raccontava un mucchio di balle e grazie a questa sua, come dire, bravura, finirà per ingannare e truffare tantissime persone. A rendere le cose più facili sarà la sua forte attrazione verso il sesso. A 19 anni la scintilla scatta grazie a un uomo d'affari che le offre del denaro in cambio della sua compagnia, una sorta di contratto d'amante. E da lì inizierà ad affinare l'arte della seduzione, in cambio di compensi, vedendola come una cosa del tutto normale, uno stile di vita. Si affida ai siti di incontri per adescare persone sole o di una certa età, facili da attirare per poi svuotare le loro tasche con la promessa di una relazione, un futuro matrimonio. E nei blog e i profili di incontri si ritrae come un'abile cuoca dai gusti molto raffinati nei vestiti e nei gioielli. Le piaceva sguazzare nel lusso in pratica. Agli appuntamenti si presentava sempre con macchinoni costose o in hotel a 5 stelle. Poi ritagliava e modellava le sue foto per apparire più attraente e nelle foto potete vedere che non è proprio il massimo, ah, a dire il vero. Insomma, un po' bruttino. Contattava queste povere persone, povere ignare persone, dando l'idea di un possibile futuro, un possibile matrimonio. E impersonava diversi ruoli, come un'infermiera, una terapista, per attirare meglio bersagli che avevano bisogno di cure. Le cose sembrano andare bene per 3-4 anni, fino a quando il 6 agosto del 2009 il 41enne Yoshiyuki Oide di Tokyo è stato ritrovato morto in un'auto a noleggio, in un parcheggio a Saitama. Causa del decesso, avvelenamento per inalazione di monossido di carbonio, tramite una bricchetta di carbone, chiamata Rentan, in genere usata in Asia per uso domestico nelle cucine. Nel caso però si trovano delle incongruenze e ciò porta le autorità a pensare che non si tratta di un semplice suicidio. Ad esempio, mancavano le chiavi della vettura, perché suicidarsi, chiudersi dentro e poi buttarle via chissà dove, cioè umanamente impossibile. Poi il bricchetto di carbone era stato bruciato con un fiammifero, non vi era nessuna confezione che andava in giro con un singolo fiammifero. Inoltre, stranamente, il tizio poco prima di morire aveva trasferito 5 milioni, così, 5 milioni di yen alla sua presunta fidanzatina futura moglie, da 34enne, disoccupata Kijima. La polizia a casa della donna trova diversi medicinali in grado di causare sonnolenza, oltre a prove di acquisto di Rentan.
Il dipartimento inizia a fare i collegamenti. La donna aveva dato dei sonniferi all'uomo, trasferiti i soldi sul suo conto e poi, in un parcheggio con l'auto a noleggio, inscenato il suicidio con il tizio addormentato che inalava monossido. E per questo viene arrestata il 3 novembre del 2009, ma non ci sono prove a sufficienza. Nel gennaio 2010 Kijima viene nuovamente arrestata, ben 7 volte, con l'accusa di frode. La polizia indaga attentamente, cercando di collegare queste frodi ad alcune morti sospette. Il 22 febbraio parte l'accusa di omicidio. Il 9 ottobre nuovamente arrestata per il delitto di un altro uomo di 53 anni questa volta. Piano piano inizia a venire tutto a galla. Viene collegata a diversi casi di altri uomini che avevano avuto contatti con lei sul web, visti durante le loro ultime ore, e così si inizia a mettere tutti i punti al proprio posto. Si parla di 3 morti, 6 truffe e altre potenziali vittime. Alla fine non sono tutto accreditate a lei, però, si suppone che ci sia sempre lei dietro. La seconda vittima è appunto Takao Terada, di 53 anni, un dipendente trovato morto a casa sua il 9 gennaio per avvelenamento da monossido. Poco prima aveva depositato alla donna 17 milioni di yen. Scoprono anche una terza vittima, il 15 maggio del 2009, Kenzo Anno, ottantenne, invalido di Noda, viene ritrovato bruciato da un incendio. Diversi pezzi di rentano furono ritrovati vicino al corpo, suggerendo prima una morte per avvelenamento. Poco prima del suo decesso aveva prelevato anch'egli 2 milioni dal suo conto per passarli su quelli della donna. E inoltre a casa dell'uomo sono stati trafugati anche alcuni quadri di valore. Kijima li rubò per poi venderli a caro prezzo. Questi sono solo i casi che, dicevo, sono attribuiti a lei, però c'è ben altro, tipo Sadao Fukayama. Ad agosto del 2009 il settantenne direttore di un negozio fu ritrovato morto nudo come suicida. Aveva donato anche egli una bella cifra alla donna. A maggio del 2004 un giornalista investito da un treno, poi un camionista scomparso ritrovato sul fondale marino a Tottori e un altro trovato annegato in un ruscello. Poi ci sono uomini, per così dire, più fortunati, ma che invece hanno visto solo le loro tasche private di soldi, senza il tragico finale vissuto da quelli precedenti. In pochi anni la donna aveva così guadagnato oltre 2 milioni di dollari dai suoi vari amanti, vittime e tutto il resto. Ora, perché alcuni sono morti, altri invece sono truffati? Forse perché magari più insistenti sul matrimonio, forse perché sospettosi o pronti a sporgere denunce. Alcuni di loro non sono riusciti a sopravvivere a quella che verrà definita dai giornali Concats Killer, la cacciatrice di matrimoni killer. In base agli inizi, la donna finisce per essere accusata solo di 3 di questi suicidi camuffati e oltre 6 casi di frode. Nei corpi di queste persone comparivano quei medicinali trovati a casa della donna, in circostanze con dosi 10 volte superiori alla norma. Il carbone era una costante nei suicidi e uno di loro ne aveva acquistato tipo 20 kg che se ne faceva. Poi c'erano le macchine noleggiate, dove i nomi delle vittime non comparivano, strano, i fondi spostati a favore della donna e il materiale trafugato non ritrovato. E prima del tutto Kijima era solita cucinare i piatti prelibati come ultimo pasto, fosse proprio quelli pieni di sonnifero. Al processo Kijima si dichiarò non colpevole, ovviamente. La difesa affermava: gli uomini si sono suicidati dopo aver litigato con lei per la rottura, ma non potevano accettare la cosa o sono morti accidentalmente. E stranamente, sempre per una combo di sedativi più Zentan, pura casualità, va. E quei soldi inoltre poi erano solo doni, nient'altro che doni. Mica si tratta di truffare, ingannare la gente con la scusa dell'amore. I pubblici ministeri invece l'accusarono di aver preso soldi, rubandoli, o in alcune case chiedendoli come prestiti, e quando sapeva di non poterli restituire, passava ai fatti, eliminava le persone. Le procedure giudiziarie iniziarono effettivamente il 5 gennaio del 2012, per la durata di circa 100 giorni, un botto. La Corte d'Appello di Tokyo, per i crimini commessi, condannò alla morte il 12 marzo 2014. Kijima, per vivere una vita di lusso, per fare la mantenuta e per puro egoismo, si era macchiata di diversi crimini, senza mostrare alcun rimorso. Aveva preso come bersaglio persone sole, anziane, con difficoltà nella vita e spremuto
per bene, arrivando anche al punto di togliere la vita. Lo stesso giorno presentò ricorso alla corte. Kijima, dopo la sentenza, si sposerà in prigione e cambierà il suo nome nel 2016. Fosse il primo di tre matrimoni lì dentro. Il caso ovviamente suscitò molto interesse, appunto che alcuni sostenitori della donna continuarono ad aggiornare il suo blog. Le sue memorie furono riportate in un libro nel 2014, ma non termina qui. La scrittrice Mizuki Asako, ispirata dalla vicenda ispirata, scrisse un libro intitolato Bata. Comunque, il 14 aprile del 2017, il giudice della Corte Suprema, Yoshinobu Onuki, va con il verdetto di colpevolezza. Gli omicidi erano tutti premeditati e l'imputato non aveva mostrato il minimo rimorso. La pena di morte era inevitabile. E così Kanai Kijima diventa la quindicesima donna a subire la pena di morte dal dopoguerra. Dal 2019 è rinchiusa nel braccio della morte della Tokyo Kochi Show, con la pena non ancora eseguita. E con questo stop, gente. Termina qui anche questo caso di cronaca nera giapponese, questo triste episodio. Non so se già conoscevate o no, fatemi sapere commentando sotto il video e magari ditemi anche la vostra. Io adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, non mancate. Matane!